Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi porto qualcosa che ho appena visto, cioè proprio ho finito poco fa di vederlo, perché non sapevo che cosa portare come nuova puntata, e mi sono visto praticamente uno spin-off di The Walking Dead, per tirarmi su dal finale di The Walking Dead, perché sì, ho finito del tutto The Walking Dead, che dovrebbe essere l'ultima da quel che ho capito, perlomeno per ora è l'ultima. E veramente sono rimasto delusissimo di quanto questa serie abbia preso sempre di più la strada della qualità degli effetti speciali, che comunque non sono un granché, e ha perso la qualità della sceneggiatura, perché cioè veramente è finito, per me non è manco finito, perché vabbè, comunque andiamo avanti. Quest'oggi parleremo di Tales of the Walking Dead. Tales of the Walking Dead, non mi ricordo, però vabbè, comunque sono delle piccole storielle, sono 6 episodi di gente, comunque completamente random, completamente a sé stanti, che parlano di storielle nel mondo dopo gli zombie, insomma, e devo dire molto fighe, molto fighe. Hanno tutte appunto una trama a sé stante, ci sono alcune storielle che mi hanno veramente colpito e altre che sono normali, insomma, comunque tutto sommato è bello. Non è una cosa, cioè non tutte le storie sono uscite perfette, però sono interessanti, sono tutte interessanti. Alcune un po' meno, come ho detto, però sono interessanti. Quindi la trama si svolge in questo modo. E dovrei prendere, diciamo, puntata per puntata, ma non lo farò e vi farò più o meno un recap al volo di quello che è la trama di alcuni. Allora, per dirvi, il primo parla di questo che già sapeva che il mondo sarebbe finito e quindi si era fatto un bunker e si iscriveva con una tizia. Questa tizia, pure lei era uguale a lui, perché si erano conosciuti appunto su un sito di fanatici che costruivano bunker. Lui si innamora e quindi a una certa, quando gli muore il cane e diventa solo, tra virgolette rimane solo, decide di andarla a cercare, per dirvene una. Oppure dei tizi entrano dentro una casa dove c'è una strega dell'America centrale, non so bene di che nazionalità, e la tizia gli stira all'istante e cominciano a succedere cose strane nella casa. Insomma, piccole cose horror veramente carine. C'è anche una storiella veramente carina in cui il protagonista di questa storia, che poi è A-Train di The Boys, è colpevole, cioè è stato colpevolizzato di un omicidio e lui deve scagionarsi, cioè deve far capire agli altri che non è stato lui, anche se ancora non sa se è stato lui o no, perché comunque la sua memoria è un po' offuscata e deve ricordarsi delle cose. E è stato molto molto carino, cioè sinceramente io come trame sono tutte abbastanza interessanti, quasi nessuna è scontata, giusto quella della casa, ma perché vabbè te l'aspetti, ma tutte le altre sono carucce, con personaggi fatti bene, mi sono piaciute molto. C'è anche una puntata bellissima in cui c'è un biologo che praticamente studia gli zombie. E c'è il documentario sull'Homo Mortus, che così lui lo chiama, fatto sugli zombie, ed è carinissimo. Quindi come trama io gli darei anche un bel 9. Dai, non 10, perché appunto quella della casa, sì, se guardi horror te l'aspetti che cosa succede, è molto, molto easy da capire. Andiamo avanti, personaggi, come ho detto, vabbè, qui i personaggi non è che ha molto senso. Vabbè, oddio, forse sì, ci sono delle storie, tipo la seconda mi pare che, anzi, è quasi incentrata solo sui personaggi. Praticamente c'è un loop di déjà vu di queste due che si odiano, perché una è il capo dell'azienda e l'altra è la segretaria che viene sempre maltrattata dal capo azienda. E praticamente hanno un déjà vu in cui muoiono e sono in un loop temporale. Ogni volta che muoiono, muoiono insieme e la giornata ricomincia da capo, e tutto questo finché loro praticamente non imparano a collaborare,
Molto carina come cosa. C'entra un cazzo con The Walking Dead, però molto carina e ti fa anche affezionare un po' ai personaggi e ti fa anche ridere un pochino. E poi anche, che ne so, quello che vi ho detto che stava nel bunker, per me quello è un grande, che poi è anche un attore caruccio, cioè non mi pare che, cioè mi pare di averlo già visto altre volte ed è bravo, però se lo cagano poco. E lui è un botto simpatico. Mi è piaciuto tanto come personaggio, anche quell'A-Train, diciamo, in versione di Walking Dead, mi è piaciuto molto. Ti fa, insomma, anche affezionare un po' ai personaggi. Cioè, io gli darei un voto comunque non troppo alto, cioè, non è da 9 questa volta. Quindi i personaggi, diciamo, dai, un 7, comunque, perché sì, sono fatti bene, ma non posso sparare un voto alto, anche perché comunque stiamo parlando di storielle da un'oretta, che poi non ti rimangono chissà quanto. E passiamo avanti all'obiettivo. Secondo me l'obiettivo era portare delle piccole appunto storielle nel mondo di The Walking Dead che potessero, diciamo, dilettarti per un attimo quello che è. Ci sono riusciti alla grande. Anzi, a dir la verità, è sicuramente fatta meglio questa serie di 6 episodi di storielle da un'ora che penso le ultime 3 stagioni di The Walking Dead. E sta cosa fa ride perché è lo spin-off. Però vabbè. È sicuramente 10.000 volte meglio. Quindi, dai, come obiettivo, un 10 glielo do. Dai, un 10 assolutamente meritato. Sono felice di aver dato questo voto. Facciamo più o meno una media, diciamo un 8,5, dai. 8,5, 9. 8,5. Non siamo troppo buoni noi. A noi ci fa schifo la bontà. Vabbè, comunque. 8,5 per questo ve lo consiglio, soprattutto se vi piace The Walking Dead o se vi piace un po' l'horror, perché ci sono alcune che sono abbastanza horror carine. Naturalmente non per quei deficienti che dicono: ah, quest'horror non mi fa paura. E sti cazzi che non ti fa paura. Comunque è una bella storia, sì. E allora qual è il problema? Non è che un horror deve per forza solo far paura, può anche raccontare una storia carina, no? Che dici? Vabbè, comunque. Ve lo consiglio, voto finale 8,5, ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio, penso proprio della scena con A-Train, però che sarà mezza spoiler.